A trovare Mario Merelli, che è un alpinista che ha fatto un'intensa attività in montagna sugli 8000, 26 spedizioni in 12 anni e a giugno partirà per il K. Iniziamo con la prossima spedizione che farai al K2, partendo a giugno. Qual è un po' il tuo obiettivo, che via seguirai, i tuoi compagni di spedizione? Sì, partiamo il 28 di giugno, io e Marco Zaffaroni, oramai andiamo d'accordo, stiamo bene insieme, c'è una decisione di partire solo in due anche per provare questa grande montagna che è K2 con il minimo che si può. Sarebbe bello anche provarla da solo e non nego che mi era passata in testa la storia di provarla da solo, ma poi come si sa K2 è difficile, o ci vai d'inverno oppure non si è da soli perché ci saranno sicuramente altre spedizioni giù là. E allora ho convinto Marco che pur non essendo un alpinista provetto, ma oramai si è testato bene anche lui all'Ozze, allo Sciscia e adesso al Cioiu, comincia a pestare bene la neve anche lui come facciamo noi. Io al K2 c'ero già stato nel 2004, fermandomi lì a Colli di Bottiglia, a 8300 metri. Credo che proveremo ancora la via dei primi salitori, lo spero negli Abruzzi. Dico credo perché potrebbe essere che magari il Padre Eterno magari ci dia delle condizioni bellissime con neve dura, assestata, visto che partiamo tra virgolette anche abbastanza tardi, e magari fare un giretto a vedere sta Cesen, che siccome gli passi proprio sotto quando vai verso lo sperone e vedi come sono le condizioni della neve, magari si potrebbe far su un giretto a pestarla, chi lo sa. Ecco, tu hai iniziato con il gigante, tu hai iniziato con l'Everest e l'hai salito due volte. E qual è stato il motivo per il quale ti è nato questo sogno, questo desiderio degli 8000? Dalle montagne orobiche qua di Lizzola, tu praticamente due volte l'anno parti, vai in Himalaya e sali i giganti, i colossi himalayani. Qual è la molla che ti fa partire ogni volta? Ma eravamo tornati da un po' di Sud America e mi piaceva così l'idea di provare un 8000. Adesso c'è da dire che negli ultimi 10-15 anni è cambiato un po' tutto, non devi per forza più avere dietro grosse organizzazioni o grossi budget, basta fare qualche sacrificio, basta risparmiare, fare qualche lavoro extra e uno che ha voglia di partire riesce a partire. Siamo partiti per lo Shisha Pagma nel 98, purtroppo lì c'è stato un amico che da quelle parti non è più tornato perché ha avuto un malore molto forte che ce l'ha portato via. Ma eravamo comunque felici perché Luca Negroni era andato in cima e scendendo dallo Sciscia vedi l'Everest in lontananza, la montagna più alta del mondo. E quando poi sali in cima all'Everest vedi il Makalu, e quando sali in cima al Makalu vedi il Kanche, quando sali in cima al Kanche pensi all'Annapurna, e quando sali in cima all'Annapurna vedi di fronte il Daulagiri. E tutto quello che vedi dall'alto hai voglia di andare a vederlo e non l'ho inventato io e non lo inventa chi viene dopo di me, ma l'ha inventato forse il primo himalaista puro che è stato Mallory, il primo a tentare l'Everest nel 1921. Gli chiesero nella sua partenza in Inghilterra perché vai all'Everest? E lui rispose semplicemente perché esiste. Ecco, cercare di andare in cima alle montagne più alte della Terra è proprio questo, perché esistono e perché io voglio andare a vedere se riesco ad arrivare là in cima a quel monumento, a quella cattedrale, a quella torre, a quella montagna enorme con le mie gambe. Quindi, visto che
Adesso tu per la statistica sei salito in cima a 9 di questi giganti himalayani e si sa che nel mondo dell'alpinismo di alto livello estremo i 14-8.000 sono sempre un record da raggiungere. Tu non vai alla ricerca di un record, ma vai a visitare dei posti, delle cattedrali della Terra, giusto? Giusto, hai detto perfettamente. Io scherzosamente un giorno ho detto, piacerebbe salire le più alte delle 14 qualcuna, poi mi piacerebbe salire qualcuna di quelle ritenute più difficili e poi salire qualcuna di quelle più, tra virgolette, più facili per divertirmi. E allora uno mi ha detto, ma se fai così rischi di farli tutti perché i più alti. Delle 6 più alte ne ho fatte 5. Una di quelle ritenute degli 8.000 bassi, ma che è difficile, Annapurna l'ho fatta. Ho fatto anche un paio di quelli che sono ritenuti più facili, però me ne mancano ancora. E allora viviamo la giornata. Magari per uno che sale gli 8.000, uno sguardo un po' più in là e pensando di salire i 14, anche perché non è che siano poi più tanti, oggi come oggi sono meno di 10 chi ha salito tutti i 14-8 mila, per cui nel mondo, per cui sai, e poi sai anche se quando magari mettiamo il giorno che io li avrò saliti tutti i 14 saremo anche in Senza 100, ossigeno, tra l'altro. beh, io dovrei rifare l'Everest per la terza volta per proprio pulirlo, perché l'ho usato un paio d'ore la prima volta, l'ho usato un'ora e qualcosa la seconda, perché poi c'erano di mezzo queste misurazioni, però poi sono stato in cima con gli amici della Val d'Aosta e col povero Carl, misurando per oltre 3 ore, facendomi un mazzo della Madonna, e senza ossigeno. Per cui quello io ritengo, però è giusto dire quello che si è fatto. Ma poi ho salito montagne come il Kanche, come il Makalu, che sono molto impegnative, come il Lhotse, che ancora oggi lo salgono in tanti con le bombole, perché sono alte e sono anche difficili e bisogna lavorare parecchio su quelle montagne, perché se all'Everest ci sono tanti alpinisti che lo tentano, al Kanche c'eravamo solo noi, al Makalu. Siamo stati i primi ad arrivare, i primi ad andare in cima, per cui c'eravamo solo noi. All'Annapurna c'eravamo solo noi, dopo è arrivata un'altra spedizione e dopo successivamente un'altra ancora. Quando fai quelle battaglie lì così, un po' pure, senza la sherpa, tutti parlano solo dell'ossigeno, ma io ritengo anche lì sherpa un fondamentale, una salita secondo me bella, fatta un po' pulita, poi di pulito si sa che non c'è proprio tutto, ma è non usare ossigeno, ma non usare neanche portatori d'alta quota, perché mai tu non usi l'ossigeno, ma poi lo zaino o la tenda te lo monta un altro, allora invece magari un altro si scopa su anche lo zaino e si monta pure la tenda e non ha dietro neanche le bombole, insomma. Senti, qual è stato il momento invece più difficile in tutte queste spedizioni? Un certo spirito. Tu a giugno partirai quando ci saranno i mondiali di calcio e diciamo che i mondiali di calcio sono seguiti da 56 milioni di italiani che fanno il tifo, mentre invece tu avrai il tifo di tanti appassionati di montagna, non sarai probabilmente sulla Rai o su Canale 5 o su Sky, dove però sarai seguito dalla passione di tutti gli alpinisti che vi accompagneranno al K2. Beh, magari mi porta anche bene perché sai, quando ho fatto il Gaschenbrunn 2, fatto cima, la notte che siamo partiti per la cima, l'Italia vinceva il suo titolo mondiale, no? E io scherzosamente, ma poi ufficialmente, perché l'ho proprio detto, ho dedicato la mia cima alla nazionale che ha vinto i mondiali di calcio. Alla nazionale di calcio non gliene è fregato niente che io gli abbia dedicato la cima del Gaschenbrunn 2. Però sarei pronto a dedicare la cima alla nazione di calcio se vado in cima a K2, Che è la montagna degli che è italiani, la montagna degli come italiani. conosciuto tutto il Allora ci mondo. sarebbe un connubio. E magari chi lo sa che magari loro tornino con la Coppa del Mondo e io con la cima del K2 si farebbe festa insieme, chi lo sa. Vabbè, allora.